produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e cocaina. Queste le accuse nei confronti di 14 persone finite agli arresti domiciliari nel corso di una vasta operazione eseguita dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Serra San Bruno. Come spiegato nel corso di una conferenza stampa in procura, i 14 provvedimenti traggono origine da una lunga e complessa indagine avviata nel novembre del 2015, quando i militari avevano individuato un 24enne in possesso di 70 grammi circa di marijuana nascosta nella propria auto. Il dato rilevante è che ancora una volta il vaso di Pandora è stato aperto da un controllo dei carabinieri su strada, dalla tradizionale pattuglia che il 3 novembre 2015, insospettita evidentemente dall'atteggiamento del tassone Davide, ha deciso di controllare e l'ha sorpreso con circa 70 grammi di marijuana. Questo ovviamente ci ha già dato subito il peso della vicenda e quindi della caratura del personaggio. Da qui sono partiti i sequestri del telefonino del tassone e dall'analisi dei tabulati e delle conversazioni in chat su WhatsApp si è poi sventagliata una serie di attività di controllo su altri soggetti che ci ha consentito poi di individuare quali erano gli interlocutori del tassone e quindi di identificare la rete che operava sul territorio di Serra San Bruno. Tra i nomi dei destinatari del provvedimento emerge anche un appartenente alla famiglia Mancuso, Emanuele, figlio del boss Pantaleone, attualmente l'unico irreperibile. Già in sede di conferenza sia il capitano che la collega hanno precisato che tra l'altro si tratta di una figura nell'economia complessiva di questa indagine molto marginale, quindi a cui non si può attribuire alcun ruolo né direttivo né di fornitore né di supremazia gerarchica rispetto agli altri. I nomi capisco che fanno più effetto delle altre cose, però nel caso di specie è un nome come gli altri. Questo conferma però che c'è un sistema di spaccio che va al di là delle organizzazioni criminali vere e proprie. Dall'alto alla base c'è un processo, diciamo, di polverizzazione, per cui chiaramente si arriva dal grande fornitore che non necessariamente è conosciuto, anzi spesso non lo è assolutamente, dal piccolo spacciatore. Poi nel caso di specie abbiamo visto che erano dei produttori spacciatori, perché sono state fotografate diverse piantagioni e trattandosi prevalentemente di hashish abbiamo focalizzato una situazione specifica e quella è inutile fare necessariamente ricorso a scale gerarchiche della